Francesca Del Rosso, giornalista, mamma, amica, moglie che si è ritrovata a combattere contro un tumore al seno e diventare una supereroina. Come si diventa una supereroina, Francesca? In realtà siamo tutti dei supereroi, solo che non sempre lo scopriamo, non lo sappiamo. Quindi nei momenti di maggiore difficoltà, nel mio caso di fronte a un tumore al seno, ho scoperto di avere dei superpoteri. Probabilmente quando si affrontano dei momenti molto difficili si può capire che in realtà siamo tutti dei veri e propri supereroi. Tu dicevi l'importanza di affrontare il periodo di malattia, la chemio, con il sorriso. Io credo che delle armi per curarsi, non necessariamente per guarire, ma sicuramente per curarsi, siano l'autoironia e il sorriso, l'ottimismo. Vedere sempre il bicchiere mezzo pieno aiuta moltissimo anche quando si pensa che sia tutto buio, perché in realtà c'è sempre una piccola luce in fondo al tunnel. E penso che è servito anche lo scrivere un po' a metabolizzare, a ripensare quello che è stato, soprattutto per te stessa o anche per gli altri. Allora, la scrittura è qualcosa che fa parte della mia vita sin da quando sono piccola. Ho sempre scritto diari, ho sempre scritto per lavoro, sono giornalista ormai da più di 20 anni, e quindi diciamo, lo scrivere è proprio una mia passione. Sicuramente scrivere aiuta a prendere le distanze da quello che ti capita, quindi io lo consiglio a prescindere. Non è necessario pubblicare un libro, basta semplicemente scrivere su un foglio un pensiero, un'immagine, un sogno e già in qualche modo si può provare a vivere un po' meglio. Scommetto comunque tantissime donne si siano ritrovate in questo libro e ci siano stati degli apprezzamenti. E com'è il rapporto con donne che hanno vissuto la tua stessa situazione, la tua stessa malattia? Avendo avuto anche un blog, e ce l'ho ancora su Vanity Fair, ho scoperto che condividere i momenti difficili per le donne è importantissimo. La condivisione è un ottimo strumento per farcela, dal consiglio al segreto, al sogno fatto, ma anche, se vogliamo, ai propri desideri, raccontarseli, e sapere che non si è soli, soprattutto, è fondamentale. E quindi questo è quello che io ho capito da tutte le donne che mi hanno seguito, che mi scrivono, molte sono diventate amiche fra di loro, si è creata una bellissima comunità e se pensiamo che ci sono donne che vivono il tumore al seno o comunque altri momenti difficili in grande solitudine, magari in piccoli paesini, sapere che esistono i social network e internet in questo aiutano tantissimo.